Snow Cut. Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e nel mio gruppo Telegram per stare sempre aggiornati. Tutti i link li trovate qui sotto in descrizione. Oggi farò finalmente la recensione di Homunculus, manga della Planet Manga al prezzo di 7€, tranne l'ultimo volume che è più spesso a 9€. Manga di Deo Yamamoto, conosciuto anche per il più recente Ikari Man, di cui ho già fatto un video, ho portato il video. Ma questa è decisamente la sua opera massima, la sua opera più bella. Parla di questo Susumu, questo ragazzo, questo uomo sulla trentina d'anni, che lo troviamo dormire in macchina, una macchina vecchia, rannicchiato, appena fuori dal parco ci sono i barboni e dall'altra parte della strada un hotel di lusso. Lui rannicchiato con un pollice in bocca, come se fosse nel ventre ancora della madre. Perché questo? Perché Susumu in realtà era un importante dirigente di un'azienda, era pieno di soldi, ricco, macchine di lusso, donne, cambiava donne tutte le sere, però quando si rende conto di cosa ha combinato in vita, della realtà di certe persone che ha distrutto, decide di cambiare vita, di uscire da questo mondo di menzogne che è il lavoro che aveva e tornare più o meno un po' alle origini. Abbandona tutto, lavoro, macchine, soldi, donne, tranne questa macchina, questa vecchia auto che tiene come l'oro, e vive proprio tra, è innamorato di quest'auto, vive proprio dentro quest'auto, rannicchiato tra il parco dei barboni e questo hotel di lusso, per l'appunto. Succede proprio per riscattare la sua auto dalla polizia, perché ha preso una multa mi sembra, cosa decide? Decide di sottoporsi a una trapanazione, cioè un ragazzo che sta studiando medicina, si chiama Nabu, tutto fuorché un ragazzo serio, cioè da come si veste è proprio, non sembra una persona seria, anche se l'abito non fa il monaco, ricordatevelo, sto cercando di se lo ricordo, ecco. Quindi gli offre una montagna di soldi per sottoporsi a questo esperimento, cioè trapanarsi, farsi un buco in testa, per l'appunto, per cercare di scoprire se grazie a questo si generano dei poteri psichici, un sesto senso. E lui alla fine, Susumu, si decide a farlo. E scopre che chiudendosi un occhio vede degli homunculus, non vede più la realtà come la vedeva una volta. Questi homunculus vede le persone, tutte, non tutte, alcune in modo strano, divise a metà così, specie dei mostri, tutto diverso, e gli capita, non riesce a capire perché. Poi durante le varie indagini, dopo un po', piano piano comincia a capire perché sono i disturbi dell'animo umano, cioè i disturbi anche che ha se stesso, in cui vede riflessi nelle altre persone. Quindi capisce che come vede in realtà le persone, perché hanno un disturbo, e lui, riuscendo ad aiutarle, li libera da questo disturbo, però questo disturbo si trasferisce su di lui. Lui è pieno di insicurezze, si scoprirà il suo passato, anche il passato di Manabu, che è molto particolare. Qua si confronterà, si porrà tante domande, oltre a cosa sono gli homunculus in realtà, cos'è l'essere umano. Quindi comincia ad essere domande davvero profonde, c'è l'angoscia, il mondo di menzogne, qual è la verità che succede di tutto questo. Quindi è davvero un manga ricco di contenuto, che ti fa pensare cos'è la forma del corpo, cioè che noi è più importante
apparire che quello che è essere. Noi la prima cosa che percepiamo in un essere umano, ma non solo, anche tutto il resto del mondo, è com'è, come è fatto, come appare. Quindi può avere, se basta che ha un naso un po' più piccolo, gli occhi un po' più grandi, lo sguardo subito rivolto verso quella persona. Se sei un qualche centimetro più basso, un uomo, non ti calcola nessuno. Quindi tante cose riusciamo a capire che di noi diamo solo importanza per l'appunto a come è fatto la persona, non quello che è. Però già lui nella sua vita passata si sentiva invisibile, che nessuno lo osservava davvero. Nessuno lo osservava davvero, quindi incomincia a venire fuori tutti i traumi che aveva fin da piccolo, fin da ragazzo, incomincia a uscire piano piano, così come tutti i traumi che hanno le altre persone che incontra, ed è un viaggio, diciamo, alla scoperta dell'io interiore, del nostro io e come attraverso gli altri possiamo migliorarci e scoprire noi stessi. È proprio un viaggio che Suzumu fa grazie a questi omunculi, questi esseri neanche immaginari che vede quasi solo lui, che vede solo lui, che cerca di capire perché ci sono, c'è un significato dietro questi omunculi, perché vede le persone così, perché vede lui stesso così. E finalmente riesce a vedere davvero le persone, a vedere il cuore delle persone, non solo apparenza come fanno tutti. Lui comincia davvero a vedere l'animo delle persone e incomincia a accorgersi di esse, e grazie al fatto che si accorge che loro esistono, si accorge che anche lui esiste anche agli occhi degli altri. Perché fondamentalmente è sempre stato insicuro nella sua vita precedente, prima che cambiasse lavoro, che si facesse una chirurgia plastica, che era bruttino, nessuno lo guardava, nessuno lo considerava, era invisibile agli occhi della società. Quindi decide di farsi questo chirurgia plastica per farsi vedere, cominciare a avere successo, un lavoro, soldi, donne, però piano piano non si sente lo stesso vivo. Perché si accorge che in realtà le donne vedono la sua macchina, i suoi soldi, il suo lavoro e non si sente vivo ancora, non lo vedono davvero. Il loro sguardo gli passa oltre o si ferma prima e non vede davvero come è fatto e sente molto questa cosa, gli pesa tanto. In realtà lui vuole farsi conoscere agli altri, vuole che ci sia almeno una persona che si ricordi lui, che lo conosca, lo riconosca. Quindi è proprio un viaggio che fa Suzumu interiore e verso gli altri, anche verso Manabu, che anche lui ha un homunculus, ha un problema legato al suo passato che anche lui si ricorda di avere, perché questi homunculus principalmente sono problemi inconsci celato nell'animo umano in fondo, che neanche ti ricordi perché hai cercato di dimenticarseli, ma sono sempre lì, sopiti sotto di te e ti rendono la persona che sei adesso. Quindi lui riuscendo a farli uscire, a vederli, a farli uscire, a parlarci, risolve i problemi di queste persone e facendo ciò incomincia a risolvere anche i problemi che ha lui senza accorgersene. Anche se il finale mi ha lasciato spiazzato davvero e non pensavo che finisse in quel modo lì. Nonostante finito così, lui è felice perché non ha più niente da chiedere alla vita, perché si sente accettato e amato da tutti, si sente in pace con se stesso. Poi finale particolare che invito comunque ad andare a recuperare. Quest'opera è stupenda. I disegni sono stupendi e vi invito ad andare a recuperarla, visto che la Planet li sta ristampando tutti. Quindi, prima che esauriscano un'altra volta, prendeteli tutti, anche se magari mancano due o tre,
Le rifarà le ristampe tranquilli, però voi quelli che ci sono prendeteli. Fidatevi che ne vale davvero la pena. È un'opera grandiosa. È un seinen, quindi comunque un fumetto ma per persone un po' più mature, però ne vale la pena. Io vi ringrazio. Se il video vi è piaciuto, se volete fare un viaggio insieme a Suzume Manabu, mettete like e iscrivetevi. Attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video.